che è quel ponte ideale che lega la comunità di Marineo con questa comunità di Marineo. E allora devo dire in primo luogo che siamo qui questa sera anche con degli ospiti. Abbiamo il presidente del Consiglio Provinciale di Palermo, prego, Maurizio Gambino. Maurizio Gambino, che come presidente del Consiglio Provinciale è venuto qui con la sua signora a onorare la comunità di Marineo, a onorare anche il gemellaggio che abbiamo con la contea di Bergen, perché tutti voi, devo dire, avete contribuito a sviluppare negli anni questo gemellaggio tra la provincia regionale di Palermo e la contea di Bergen. Insieme con Maurizio Gambino abbiamo anche un consigliere provinciale di Misilmeri che si chiama Piero Daì, che è venuto qui e devo dire che è molto vicino ai marinesi. Certe volte quando penso che il presidente di questo club, di questo sodalizio, si chiama Angelo Sergio e la presidentessa si chiama Enza Fragale. No, Zuccaro! Ah, Zuccaro! Io non capisco perché questa femminilità è una femminilità che bisogna consacrare. Io dico sempre che il signor Zuccaro è contento che tu ti chiami Enza Fragale, anche se qui si dice Enza Fragale il Zuccaro. Però voglio dire, ecco. Allora, io dico Enza Fragale e l'amico Piero Daì a Marineo ha degli amici particolari, tra cui i signori Sergio, è vero Piero? Quindi anche l'amico Angelo Sergio fa parte, diciamo, di questa comunità ideale con i Sergio di Marineo. Tra l'altro c'era un consigliere comunale che voi conoscete che si chiama Ciro Loproto che mi disse: mi raccomando, salutami ad Angelo Sergio. Poi abbiamo anche altri consiglieri provinciali che sono rimasti a New York ma che fanno parte anche loro di questo connubio, di questa comunità, perché anche loro sono venuti qui a sfilare per le strade di Lodi e di Garfield in questi giorni e quindi è stato molto bello stare con loro. Ma abbiamo anche, poco fa ve l'avevo fatto presentato, un consigliere provinciale che tutti voi ricordate quando andavamo noi a prendere l'autobus a Piazza Marina. A Piazza Marina c'era un bar all'angolo e questo bar era di Carmelo Luca, era diciamo del papà, ora è di Carmelo Luca e devo dire è un consigliere provinciale che veniva a Marineo col complesso degli Alisei e Carmelo Luca, oltre a venire col complesso degli Alisei, veniva anche con Franco Franchi a Marineo. Allora diciamo Franco Franchi si muoveva nel lavoro spettacolo quando cantava, non so, quella canzone che diceva: sono l'ultimo dei belli, cosa ci posso fare? Ho morbidi capelli e il labbro sensual, per me l'amore è vita. Mi ricordi Carmelo? Questo era Franco Franchi. Franco Franchi che purtroppo è scomparso, però diciamo tutti noi ricordiamo, perché devo dire che Franco Franchi, quando noi vediamo un film via di Franco Franchi o di Cengrazia, ridiamo solo a vedere queste macchiette naturali che erano questi due grandi comici palermitani. Ecco, poi volevo dire un'altra cosa, vi porto i saluti del parroco padre La Sala e anche di Monsignor Giuseppe Randazzo, che mi ha detto: mi raccomando un saluto particolare, perché lui, Monsignor Randazzo, stava per venire con noi. È successo che il Papa ha ordinato il concistoro per la fine di ottobre, si vede arrivare una telefonata dal Cardinale Pappalardo, il quale dice: caro Pippo, perché lo si chiamano così fra di loro, devi venire con me a Roma, in quanto il Papa deve ordinare 30 nuovi cardinali, fa il concistoro e quindi voi sapete che padre Randazzo è stato per tanti anni collaboratore del cardinale Pappalardo e quindi non se ne è sentita di dire di no per questo grande evento del concistoro. Quindi
Noi lo ringraziamo della sua buona volontà di voler venire qui, ma è stato impedito e sicuramente diciamo verrà un'altra volta. Tra l'altro diciamo tutti noi sappiamo che in questi giorni abbiamo fatto un po' il giro anche di altre comunità marinesi a Brooklyn e a Long Island, e quindi c'è in programma, gli amici di Brooklyn vorrebbero festeggiare il centenario della venuta della società di San Ciro a Brooklyn, che è 1904-2004. Stanno per ora pensando a questa iniziativa, quindi chissà che l'anno prossimo non ci sia una possibilità anche di venire per questo centenario della comunità di Brooklyn. Devo dire che noi abbiamo sempre un rapporto anche con altre comunità. Vedo qui con piacere Totò Sinagra di Bolognetta, perché praticamente quando ero piccolo, siccome c'era un'amicizia particolare con mio zio Peppino Spataro, Totò Sinagra veniva spesso a casa nostra e mi teneva in braccio, e io avevo un rapporto talmente bello che non ci diceva né Don Totò, ma ci diceva solo Totò Daglia. Totò Daglia. Anche se diciamo c'è una differenza d'età, però è bellissimo vederlo lì. Tra l'altro diciamo mio zio Peppino mi disse porta e saluta Totò Sinagra, e quindi è venuto per vedere te, ecco, è perché abbiamo questo feeling particolare. Devo dire che noi marinesi abbiamo un patrimonio che si muove sempre attorno a San Ciro, tant'è che quest'anno abbiamo avuto degli inviti. Voi sapete, io ho questa passione per San Ciro e ho avuto un invito particolare da parte del sindaco di Sora. Sora si trova in provincia di Frosinone, e in provincia di Frosinone nel Lazio c'è questo culto di San Ciro importantissimo, e hanno celebrato una manifestazione particolare che loro hanno chiamato l'incoronazione di San Ciro. Ma perché? Perché si sono celebrati i 1700 anni del martirio di San Ciro. San Ciro è stato decapitato, come voi sapete, il 31 gennaio del 303, e quindi ricorrono questi 1700 anni. Bene, anche a Marineo abbiamo avuto un grande evento, perché Padre La Sala, mentre stava rovistando alcune cose nella canonica, trova un sacco di juta, ma era pieno di polvere. Lo apre e vede che in questo sacco di juta c'era una tela, un arazzo antico del 1794. Allora immediatamente ci organizziamo.